Mamma mia, raga! Che moto! Ciao a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video, ragazzi. Oggi siamo al secondo episodio della serie Impariamo ad impennare. Vi ricordo come al solito che ho su tutte le protezioni, soprattutto il paraschiena, che quello ci salva sempre. E poi ovviamente siamo in un luogo in cui non rompiamo le palle a nessuno. Voglio dire che possiamo già accenderla. Teoricamente qua dovrebbe esserci un campo molto libero in cui dovremmo andare decisamente meglio. Siamo venuti anche l'altra volta. Quello che voglio fare in questo episodio è capire bene come usare il freno, iniziare ad usarlo veramente bene e imparare soprattutto a buttarmi indietro e a fidarmi della moto, che è una cosa che nello scorso episodio, se vi ricordate, facevo ancora un po' fatica a fare. Comunque, per essere il secondo episodio, secondo me non è male, non è male. Con il K mi sto trovando da Dio. Soprattutto me la sento mia, raga. Là mi stavo, non dico per schienare perché ho tirato una bella pinzata, però tranquilli che adesso ci rimettiamo bene in sesto. Poi quando questa sarà omologata ritorneremo alla normalità completa. Adesso faccio una bella storia su Instagram, vi ricordo di seguirmi, raga, dove vedete un sacco di robe anche in anticipo rispetto a YouTube. E poi vi fate anche un po' di cavoli miei, che ho apprezzato anche un botto tutti i commenti fatti sotto il video dell'incidente. Non male. Quindi abbiamo iniziato a capire come usare il freno. Io direi che adesso possiamo provare a cambiare qualche marcia. No, devo aspettare un po' di più. Devo stare più indietro. Porca vacca, però raga, se è stancante impennare, cioè c'ho le dita, soprattutto quelle per sfrizionare l'indice, che è abbastanza, inizia a farmi malino. Quindi adesso posetta, voglio provare a mettere sta benedetta seconda. No, troppo, perché sto cercando di imparare ad impennare a bassa velocità per saper poi usare il freno e avere molta più confidenza. Però per mettere la seconda bisogna essere più veloci, sennò la moto muore. Sì, non male, non male, Roma, non male. Sono stracontento, raga. Cambiamo location, proviamo ad andare sull'asfalto, dovremmo andare un po' meglio. Dovremmo andare decisamente meglio, perché ieri ho provato a fare qualche penna sull'asfalto e raga, cioè l'ho tirata su fino in terzo, perché attacca molto di più, ma oltre a quello si abbassa molto molto meno facilmente e quindi riesco a tirare su anche qualche marcia. Comunque adesso ci proviamo. Avete visto? E non mi sono neanche impegnato, raga. 100.000 volte più semplice qua. Ma stai scherzando? Cioè, innanzitutto sei bello dritto, cioè la moto non si scompone. La strada poi è dritta perfetta. La gomma attacca bene. Quando cambi di marcia la moto non ti cade giù subito come sull'erba, perché sull'erba comunque la moto è un po' frenata e quindi riesci a gestire della
100.000 volte di più. Mamma mia, raga! Che moto! Mamma mia, ragazzi! Pausetta perché le mie braccia iniziano a farsi sentire. Comunque, moto pazzesca. Avete visto? Ormai, raga, io penso che ci siamo. Cioè, secondo episodio, tanta roba, direi, perché non me l'aspettavo. È passata una settimana e due giorni esattamente da quando ho registrato il primo episodio. Dai, raga, riproviamo. Fail. Basta, raga, perché la benzina costa massa, meglio tornare a casa. Se avete qualche altro consiglio lo accetto molto volentieri, raga. Proviamo anche a sfrizionare di seconda. Basta solo prenderci l'abitudine, però l'impronta c'è, dai. E quindi niente, raga, io direi che vi ricordo, come al solito, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale, di lasciare un bel like. Noi ci vediamo come al solito in un prossimo video.